Allora, eccoci qua, ci siamo finalmente, siamo tornati allo stadio e torniamo per un'occasione non speciale di più, quarto di finale di Coppa Italia contro il Toro, squadra che abbiamo affrontato proprio qua al Franchi non più di 2 settimane fa, dalla quale siamo usciti una sconfitta veramente pesante, fu quella lì, 1-0, fummo tutti molto arrabbiati, ma oggi speriamo vada anche diversamente. Lasciamo stare da parte il caso Amrabat, naturalmente, di quello poi avremo modo di parlarne nelle successive settimane, magari anche un po' di tranquillità, anche perché questo, trattandosi di un vlog, vuole trattare completamente di tutt'altro. E quindi formazioni: Terracciano, Terzic al posto di Biraghi, Milenkovic, Igor Teodò sulla destra, centrocampo Mandragora insieme a Barak, Bonaventura sulle fasce Kwame, Nico e Jovic. Tra i titolari anche Brecalo. Insomma, quella di oggi è una partita, non ve lo sto nemmeno a dire, ci passa un terzo della stagione dalla partita di oggi. Ed è, sarà fondamentale essere cinici e cattivi, perché comunque il Toro è una squadra molto ostica, di quelle che ti pressa e non ti lascia spazio di rifiatare. La Fiorentina fa molta difficoltà con queste squadre, quindi oggi dovremo sicuramente tirare fuori il meglio da noi stessi e fare questo sforzo per riuscire a portarsi a casa una vittoria che consentirebbe alla Fiorentina di andare a affrontare una squadra tra la Roma e la Cremonese. Ci vediamo al fischio d'inizio. A fine di primo tempo e ma insomma non un granché tutto sommato, manovra mi sembra abbastanza lenta, ma questo era prevedibile se si considera che comunque il Toro non ti permette di velocizzare tanto la manovra, non ti lascia tanto spazio come faceva, come ha fatto la Lazio di Sarri, e quindi facciamo fatica anche a trovare sulle fasce anche lo spazio per andare a crossare. Singo sta tenendo abbastanza bene Terzic, che si sta impegnando, ma finora comunque i migliori tre devo dire Barak, tutto sommato, perché al centrocampo è un po' il punto di riferimento. Non sta giocando nemmeno tantissimo male Mandragora, devo dire, e Terracciano, se avete visto, non so, nel video le due parate che ha fatto, finora ci stanno anche tenendo abbastanza a galla. Ci ho detto, è una partita molto difficile, secondo me si deve giocare molto sugli episodi e più che altro bisogna sfruttare molto bene i calci piazzati, perché da lì possono arrivare le maggiori pericolosità della Fiorentina. Da un punto di vista, devo dire, però, del gioco, pecchiamo in velocità, quello sicuramente. Ecco, è tornato anche il Maso, dopo quanto tempo? Una vita. Partita tosta, come sempre, contro le squadre di Juric. Loro hanno spunti più che altro da contropiede dalla loro manovra. Noi più in palla del solito, sicuramente in confronto a sabato scorso, 11 giorni fa, certo. Non è che ci volesse molto, ma meglio. Premio Barak, per ora come migliore in campo, Terracciano decisivo con due parate, Mandragora molto bene in mezzo, Nico. Pecca un po' Bonaventura di precisione, Nico è sempre decisivo. Nico c'è prende dai suoi accentramenti e dai tiri da fuori area, un po' come contro la Lazio. Esatto, esattamente. Cosa ne pensi? Come potrebbe andare come si potrebbe risolvere? Non ho idea, chi la sblocca ha un grande, enorme vantaggio. Vero. E serve più concretezza, sicuramente. E cercare un modo per liberare Jovic, che non è facile perché gioca sempre squadra a porta. E comunque, tutto sommato, non malissimo. Sufficiente qua a me che ci sta provando molto meglio rispetto alle ultime uscite. Sì. Non che ci volesse molto. Vero. Vabbè, speriamo, dai. Che cambi faresti? Per ora nulla. Magari è una scelta, qua me lo accantonerei per cercare un Saponara. Oh. Certe partite può spezzare la partita. Brecalo? Forse è troppo presto. Troppo presto, però, ok. Chissà. Se l'italiano lo decide, ne sono contento. Attenzione, abbiamo anche due ex in questa partita. Esatto. Abbiamo Mandragora e Brecalo, chissà. Ci vediamo nel secondo tempo. Yeah.
un angolo corto, si butta! Non so se si è visto, ma qua errore difensivo, difesa altissima, poco dalla fine, il Toro accorcia le distanze. Ora sarà un assalto della squadra di Juric. Ora bisogna tenere, perché insomma rischiamo adesso. Qua veramente errore di Terracciano, anche in uscita, Caramo poi c'è in porta. Dai Maso! Allora, eccoci qua, tornati a casa. Breve commento su ciò che è successo oggi. Fiorentina che approda per il secondo anno di fila in semifinale, e questa è sicuramente la nota lieta della serata. Abbiamo visto anche forse in campo una Fiorentina nel secondo tempo si è meritata il vantaggio e si è meritata naturalmente il passaggio del turno, ma non è Fiorentina se negli ultimi minuti non rischia di buttare tutto all'aria. Quella disattenzione difensiva ci è costata un po' degli ultimi minuti molto tesi, dove abbiamo anche rischiato, ma a parte quello oggi abbiamo visto comunque uno Jovic finalmente ritornare al gol, un bel colpo di testa che ci è valso anche in gran parte il passaggio del turno, e un Ikoné che prova, riprova, riprova, alla fine ce l'ha fatta a fare un bellissimo gol. Quindi bene così, in questo momento in cui sto registrando il video la Cremonese è avanti 1-0 sulla Roma, il che vorrebbe dire che ci sarebbe una semifinale di Coppa Italia inedita e impronosticabile come Cremonese-Fiorentina. E chissà che magari poi il tabellone non possa regalarci questa appunto soddisfazione alla fine dei 90 minuti. Ciò detto, adesso ritorniamo con la testa al campionato, ritorniamo con la testa naturalmente al Bologna, perché se magari la Coppa Italia rimane comunque un sogno, il campionato deve essere una solida realtà. I migliori in campo oggi per me sono Jovic, Ikoné per i gol. È piaciuto molto molto Barak, era veramente ovunque, alla fine si è venuto anche a prendere l'abbraccio e l'applauso della curva. Detto questo ragazzi, mi raccomando, like, commento e condivisione del video, e noi ci vediamo al prossimo post partita, che sarà quello di Fiorentina-Bologna. Sempre sempre forza viola, ciao!